Ringrazio Gennaro per avermi coinvolto in questa bella iniziativa, è stata l'occasione per leggere un libro interessante e che sicuramente merita una seconda, una terza edizione per accogliere anche quelle parti che Gennaro ha indicato come attualmente mancanti, tipo la teoria della distribuzione, i modelli distributivi. Sicuramente manca un po' di microeconomia, perché diciamo tutti i luoghi comuni sulla parte macro probabilmente sono anche, ahimè, mal microfondati come... Ma insomma, c'è già abbastanza nel libro per discutere, quindi quando il libro consente di discutere mi sembra già un'ottima cosa, e si può sempre trovare quello che non c'è in un libro, è troppo facile, diciamo, quindi non aggiungo altro. Allora, provo però ad aggiungere qualcosa, perché Gennaro mi ha tirato dentro su un argomento che non è tanto presente nel libro, che è l'argomento, diciamo, dei luoghi comuni sul sistema previdenziale e sulle pensioni. Però io ho provato a pensarci come attaccarmi un po' a questa cosa e ho pensato che c'è un luogo comune invece che è molto più legato alla macro, che è il concetto, appunto, il luogo comune sul costo del lavoro. Cioè il costo del lavoro è troppo alto, quindi il problema della nostra disoccupazione, della nostra bassa crescita sarebbe un costo del lavoro troppo alto, il famoso cuneo fiscale, poi alla fine i redditi, i salari, diciamo, non sarebbero così alti, ma c'è questo stato cattivo che si infila tra le imprese e i lavoratori e quindi tassa il lavoro, e questo spiega perché non riusciamo a dare occupazione ai nostri giovani e così via. Allora, ovviamente, che cosa c'è in questo cuneo fiscale? Sostanzialmente ci stanno, obiettivamente bisogna riconoscere, i contributi previdenziali obbligatori più alti al mondo. Questo è un dato, cioè l'aliquota contributiva che finanzia le pensioni di vecchiaia in Italia, pari al 33%, e non ha uguali nel resto del mondo. Questo è un dato di fatto. Allora, io mi sono proprio sforzato di provare a dirvi qualche cosa su questo aspetto. Ma siamo sicuri che l'Italia è così, diciamo, nel suo essere fuori dal coro, fa così male? È una delle tante cose che l'Italia fa male rispetto agli altri, o non è forse una cosa di cui essere anche in parte orgogliosi? Allora, dirò qualcosa poi su un altro piccolo luogo comune, secondo me, cioè che l'Italia ha introdotto il metodo contributivo, che il metodo contributivo taglia le pensioni e che con l'introduzione del metodo contributivo i nostri giovani non potranno avere una pensione, come se invece le vecchie regole di calcolo gliel'avessero comunque potuta garantire, no? E proverò anche a sfatare, diciamo, se il tempo me lo consente, questo secondo mito abbastanza collegato al primo. Allora, il 33% è un risparmio previdenziale obbligatorio, di questo si tratta, è così alto? I dati sull'evoluzione della speranza di vita, e se uno considera il rapporto tra gli anni in cui non possiamo più tecnicamente più lavorare e gli anni in cui dobbiamo lavorare, ormai è tranquillamente al di sopra di un terzo, quindi per ogni 40 anni di lavoro, per capirci, ce ne saranno 20 da finanziare in qualche modo, che sia la capitalizzazione, che sia la ripartizione, che sia la solidarietà fra generazioni, che sia il mercato finanziario, quali che siano le famiglie, non ha importanza, perché una volta la previdenza la faceva la famiglia, dove erano presenti tutte le generazioni, c'erano i nonni, c'erano gli adulti in età attiva e c'erano i bambini, quindi un modello a generazioni sovrapposte perfetto è la famiglia, una famiglia tradizionale che è scomparsa.
Allora, se dopo aver smesso di lavorare i nonni devono campare 20 anni, c'è poco da fare. Quelli che lavorano 40 anni devono risparmiare un terzo del proprio reddito. Se no, non funziona. 33% è un terzo del reddito. Bene, quindi a me, diciamo, non sembra un tasso. Qual è il problema? Ovviamente che essendo tutto obbligatorio e tutto pubblico, la previdenza pubblica toglie gli spazi ai professionisti della previdenza privata. Allora, se vogliamo discutere di questo aspetto, ovviamente facciamolo. Se qualcuno pensa che lo Stato paternalista non può prendersi tutto lo spazio e che deve essere solo in grado di garantire il minimo di sussistenza delle pensioni e il resto deve essere demandato agli individui, parliamo di questo, parliamo con i liberali, parliamo con chi pensa che sia un problema di scelte individuali, però sgombriamo il campo dagli altri aspetti, dall'eccesso di prelievo previdenziale sui salari come se questo fosse un problema. Che cosa non dice quindi questo luogo comune? Questo luogo comune non dice che quando la previdenza obbligatoria ha uno spazio più piccolo è dimostrato che si arriva comunque al 33%, appunto, è colmato comunque dalla previdenza privata. In Svezia, per esempio, hanno un sistema molto simile al nostro, la previdenza obbligatoria si finanzia con un'aliquota del 18,5%, ma con la previdenza di secondo pilastro e la previdenza di terzo pilastro arrivano comunque al 33%. Ma è più o meno così in tutto il mondo, perché è fisiologico che sia così. L'Italia c'è arrivata invece solamente con la previdenza pubblica. Per esempio, nessuno sa che dopo che è stato introdotto in Svezia il modello contributivo, il Partito Liberale, non il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale ha detto va bene, forse è arrivato il momento, poi c'è un aspetto anche di scienza delle finanze che sollevo, questo 33% deve essere chiaro, tutte le analisi sull'incidenza dei contributi previdenziali, sia teoriche che empiriche, dimostrano che l'incidenza è tutta sui salari. Quindi chi paga veramente questo 33% in Italia sono i lavoratori, non sono le aziende. Quindi i salari hanno già assorbito abbondantemente questo 33% e quindi le imprese non possono lamentarsi che il costo del lavoro è troppo alto perché c'è questo 33% che grava sul costo del lavoro delle aziende. In Svezia, stavo dicendo, il Partito Liberale ha proposto, visto che adesso la nostra previdenza non fa redistribuzione, parlerò di questo, è tutta contributiva, quindi ognuno si riprende sotto forma di pensione quello che ha pagato, perché non la finiamo con questa storia che i contributi previdenziali sono in parte pagate dalle imprese? Perché così nacque con Bismarck, si decise di chiedere alle imprese di cofinanziare il sistema. Ma se i contributi in realtà li pagano veramente i lavoratori, se con la previdenza non si fa redistribuzione, ma perché non mettiamo subito in busta paga tutti i contributi, anche quelli pagati dall'azienda, li diamo ai lavoratori e facciamo sì che i contributi siano pagati dai lavoratori, così questa storia del costo del lavoro, della previdenza che grava sul costo del lavoro, una volta per tutte ne facciamo a meno. Una curiosità, si sono opposti i sindacati. Non si sono opposti il centrodestra, per capirci, perché io ho parlato con dei sindacalisti svedesi, non hanno fiducia della loro capacità, della forza sufficiente del sindacato per garantire questo passaggio in busta paga. Hanno paura che nel passaggio si perda qualcosa per strada. E finché, dice, noi non siamo sicuri di fare in modo che a tutti i livelli, non solo con le categorie forti e protette, si possa fare questo passaggio in busta paga, preferiamo che rimangano così le cose, no? Però devo dire che l'idea di finirla con questa storia mi sembra, e nessuno, io non ho mai sentito parlare in Italia di tutte queste cose, in Svezia sono veramente molto più avanti da questo punto di vista. Allora, il metodo contributivo taglia le pensioni, penalizza le nuove tipologie di carriera. 3 minuti.
E quindi la fuga verso la previdenza complementare sostanzialmente è inevitabile. Perché continuare a pagare il 33% ad un sistema che comunque a questi giovani non garantirà la pensione? Questo è il grande allarme, no? Ovviamente c'è qualcuno che si frega le mani, ma non voglio essere troppo. Cioè, l'ha scritto qui protest lì su una. C'è ancora? No, cancellata, ma insomma, qualcuno sicuramente è contento di questa campagna. No, che spaventa. Io quando inizio il corso di previdenza in questa facoltà dico ai ragazzi, l'obiettivo principale di questo corso è che voi finiate con una bella fiducia nella vostra previdenza pubblica, cioè nel vostro sistema pubblico. Allora, che cosa c'è di sbagliato in questo? Che cosa c'è di luogo comune in questa minaccia? Primo, che il metodo contributivo, così come il metodo retributivo, è semplicemente un metodo di calcolo, ma che i sistemi pensionistici pubblici a ripartizione hanno la capacità, in perfetta sostenibilità finanziaria, di garantire comunque un rendimento dei propri contributi uguale al tasso di crescita dell'economia. Bene? Quindi, se l'economia cresce, se l'economia è in grado di generare lavoro, di generare reddito, con il sistema contributivo siamo certi, ma proprio certi, che ci saranno anche le pensioni. Mentre invece una possibile fuga verso i mercati finanziari sappiamo quanta incertezza, diciamo, genera sulle future pensioni. Se il contributivo fosse stato il nostro sistema previdenziale dal dopoguerra in poi, le pensioni sarebbero state ancora più generose di quelle che ha generato il retributivo, perché avrebbe generato delle pensioni pari al tasso di crescita dell'economia di quegli anni, che ovviamente era un signor tasso di crescita. Quindi, nel momento in cui le pensioni retributive di oggi riflettono i tassi di crescita dei dopoguerra, non sono le pensioni d'oro che tutti vogliono tagliare, sono le pensioni che ha generato quel tipo di politica economica, quel tipo di crescita, quel tipo. Quindi, se qualcuno adesso è in pensione beneficiando di quella crescita dell'economia, non si capisce perché qualcuno deve avere questa mania di andare a cercare i privilegi di chi ha avuto quello che il sistema economico è riuscito a generare. Quindi, qual è il luogo comune? Secondo me, concludo, visto che mi pare che 3 minuti sono finiti. Il luogo comune è che se i giovani oggi, con le nuove forme contrattuali, avessero, indipendentemente dal fatto che il lavoro è a tempo determinato, è flessibile, è precario, lascio diciamo agli economisti del lavoro queste. Ma supponiamo che con le nuove forme flessibili i giovani di oggi possano guadagnare un reddito medio annuo decente, cosa che ovviamente tutti speriamo, il sistema contributivo, vi garantisco, sarà in grado, con il 33%, perché se cominciano a far. A drogare l'economia con sgravi contributivi, a dirci che possiamo far riprendere l'economia facendo pagare contributi previdenziali più bassi. È ovvio che poi è vero che non ci saranno pensioni, ma se non toccano il 33%, se continuiamo a considerare il costo del lavoro come un costo che deve anche prevedere quello che serve per far campare nei periodi in cui non si può più lavorare, quindi se si incorpora nel costo del lavoro comunque un risparmio previdenziale, che sia obbligatorio, che sia facoltativo, ci deve essere nel salario, che voglia dire io mi faccio una previdenza complementare, ma se il salario è troppo basso capite bene che non c'è spazio, e lo stanno capendo, allora vi garantisco che si possono fare tutte le micro simulazioni che vogliamo, ne posso fare quante volete, con il 33%, con un reddito medio annuo, anche saltuario, decente, il sistema contributivo paga pensioni decenti. Ovviamente il problema è, ci sarà questa capacità del sistema economico di generare lavoro per i giovani a redditi decenti? Questo io non lo so, ovviamente il libro ne parla, cioè se non ci sono forse cambiamenti seri sulle politiche economiche, su questo, probabilmente non si verificherà, però attenzione a dare la colpa al sistema previdenziale, il sistema previdenziale non può fare delle cose che devono fare altre politiche. Allora, un piccolo auspicio finale, io vorrei che prima o poi fosse chiaro
che la redistribuzione deve essere fatta durante il periodo attivo, cioè che le politiche redistributive devono agire sui redditi da lavoro e che il sistema previdenziale deve semplicemente essere congegnato per consentire con una certezza che solo la previdenza pubblica dà di trasferire il reddito tra le generazioni in un modo efficiente, ma il reddito e la distribuzione del reddito deve essere fatta non attraverso il sistema previdenziale, perché questo secondo me espone il sistema previdenziale, che è un bene troppo importante per un paese civile, agli attacchi di chi pensa che invece è colpa del sistema previdenziale la tassazione, l'eccessivo prelievo fiscale, che il fardello delle pensioni è quello che frena l'Italia. Dico l'ultima cosa sulla Svezia ancora. La Svezia sta pensando di fare una cosa che secondo me sarebbe rivoluzionaria, proprio perché le pensioni di vecchiaia sono non redistributive. Con il sistema contributivo le pensioni di vecchiaia non fanno alcuna redistribuzione, stanno pensando di toglierla dalla spesa pubblica. Cioè, pur continuando ad avere un sistema previdenziale gestito da un'agenzia pubblica, nel momento in cui si appura che non c'è alcuna redistribuzione del reddito, vorrebbero far passare il principio che la spesa pubblica non deve più incorporare la spesa per pensioni. Secondo me questo sarebbe anche un bel contributo di trasparenza e di riduzione della retorica di chi ovviamente alimenta questi luoghi comuni, perché forse c'è qualcuno che ha convenienza a sentire gli argomenti. Grazie.